Ciao a tutti, Alessandro Tanasi, sono Alessandro, non credo vi interessa cosa faccio, per cui siamo rapidi. Parleremo di immagini digitali e un pochettino introdurremo tutto quello che si nasconde dietro le fotografie, immagini e artefatti di vario tipo digitali. Iniziamo perché mi dicono che è bello intrattenere il pubblico con un bel quizzone. Quindi, secondo voi, questa è una foto vera o una foto falsa? Vera. Esatto, la nonna col cricetone, l'internet dice che questa foto è vera, che il cricetone, la nonna se l'è cresciuto veramente. Vera. Questa? Esatto, questa è falsa, perché il terzo lancio l'hanno incollato sopra. In realtà, quel missile lì non è mai partito. Quindi, insomma, difficile dalla fotografia capire se un'immagine ha un contenuto reale o un contenuto artefatto ad arte. Il problema qual è? Che ormai al giorno d'oggi, dalle amiche su Snapchat, alle amiche su Facebook, alle amiche su Twitter, ci sono amiche ovunque, o amici ovunque, con fotografie ovunque, e noi siamo interessati a capire quanto queste foto sono veritiere e quanto ci vogliono fregare. Perché con la tecnologia al giorno d'oggi e col fatto che tutti quelli che hanno una reflex sono dei fotografi professionisti, manipolare le fotografie è molto facile, accorgersene è molto difficile. Ci sono molti formati, molti veicoli e molte sorgenti da cui riceviamo fotografie o simili, e l'essere umano di per sé crede un po' tutto. Purtroppo tante volte le fotografie digitali vengono utilizzate come elaborato iniziale per trarre altre conclusioni, investigazioni, giornalismo, usi di law enforcement, processi giudiziari e un po' tutto più. Per cui è interessante capire quanto una foto che vediamo, che ci arriva, è reale o no. Cosa ci viene in aiuto? L'image forensics, che è una scienza di analisi delle immagini con tante branche che si occupano di tante cose diverse, dall'estrarre dati a autenticare le immagini, a renderle veritiere. Quello che interessa a noi è, in questo talk, introduzione all'autenticazione delle immagini, ovvero siamo interessati a capire se questa foto è vera o se chi ce l'ha mandata ci percula. È possibile farlo sempre con un grado di sicurezza altissimo? No, perché nella scienza forense, un po' come in tutta la sicurezza, per ogni attenzione che un investigatore può usare, c'è l'adeguata contromossa. Per cui si può avere un ragionevole grado di certezza, che deve essere ovviamente commisurato all'uso che ne facciamo. Vediamo praticamente cosa è possibile fare. Rapida carrellata, ovviamente questo sarebbe un talk molto lungo. Prima cosa da fare quando ci arriva un'immagine, e già questa servirebbe a accorgersi di tante cose, ad esempio virali, che accadono quando ci sono i disastri naturali, dove c'è gente random che posta su Twitter ad esempio foto di poveri bambini che corrono nella strada, e prendere l'immagine, sbatterla su Google e fare quel che si chiama reverse search, ovvero cercare se quell'immagine già esisteva prima, già era postata da qualche altra parte prima. Viene fuori che magari quell'immagine lì era dell'alluvione del 2010 in Nicaragua, per dire. E già questo, tanti giornalisti lo facessero questo, ci sarebbero molte meno fake news. Perché spesso nell'evento, nella fretta di pubblicare qualcosa, questi attingono a caso da N fonti, Twitter, social vari, prendono tutto per vero, perché cavolo, lo vedono dentro il computer, è vero, postano, scrivono, la cosa va via catena. Per cui Google è vostro amico, come vostro amico entro un certo limite, può fare il reverse search sia caricando l'immagine o sia a partire dall'URL. Ci sono anche vari altri motori che bene o male indicizzano le immagini su internet, Finai è uno, e fanno delle ricerche simili. In questo caso usateli tutti. Poi, se fallite al primo step, passate a un'analisi più complicata. Vi prendete la foto e ve la guardate. Tante volte anche delle considerazioni semplici da povero uomo
che non capisce niente di tecnologia, possono rivelare un falso. Perché mentre è molto facile, ad esempio, falsificare un'immagine, è molto difficile creare l'ombra correttamente, okay? Tenendo conto della fonte di luce. Per cui in un'immagine si verifica se l'ombra è presente in ogni oggetto, si identifica dove può essere la fonte di luce, in base alla fonte di luce si vanno a disegnare la direzione e l'entità delle ombre. Tante volte anche questo basta, ad esempio della luna, vabbè, ci sono state tutta una serie di speculazioni su siamo andati, non ci siamo andati, lascio voi le ricerche. Il concetto è: guardate le ombre, non guardate solo le ombre, guardate anche i riflessi. Sono molto importanti i riflessi, che ne so, sugli occhiali, i riflessi negli occhi. Tante volte anche guardare solo la direzione in cui le persone guardano. In una foto di solito tutti guardano il fotografo. Se c'è uno che guarda a sinistra e uno che guarda a destra, la cosa può essere un problema. In effetti questa era una foto di American Idol, che ne so, quella roba lì da giovani. Non avevano tempo di trovarsi tutti assieme per fare la foto, hanno fatto 4 foto separate e le hanno incollate assieme. Se voi guardate gli occhi, tutti hanno dei riflessi diversi, tutti hanno un orientamento diverso rispetto al fotografo. Poi li hanno appiccicati insieme e dato via la foto. Se pure questo fallisce, beh, bisogna andare un pochettino sul tecnico. Le macchine fotografiche, discorso vecchissimo, lo sanno tutti, oltre alla foto ci inseriscono dentro un sacco di metadati che descrivono l'immagine, l'orientamento e bla 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 bla, la thumbnail. Prima cosa interessante che in realtà non molti sanno: l'editing delle foto tante volte aggiunge o modifica questi metadati, per cui andare a guardarli semplicemente potrebbe indicare che è stata editata con Photoshop, perché Photoshop quando la salva ci scrive l'ho salvata a quell'ora lì, io sono su Photoshop. Dopo vabbè, contengono le solite tag di geolocation, lo sapete benissimo, fate una foto, vedete dove l'hanno fatta, normalissimo. Una delle cose interessanti invece è che i tag spesso sono custom, cioè ogni vendor o macchina fotografica ha un set di tag proprietari che aggiunge nella foto fatta dalla Canon EOS modello lontani. Quindi la Canon quel modello le fa così, è una firma di quella macchina fotografica. Se manca qualcosa da quella foto vuol dire che non è stata fatta o con quella macchina o che è stata artefatta. Perché voi potete avere un database di fingerprint delle macchine fotografiche in cui potete identificare tutti i tag messi da un tipo di macchina. Per cui questo in realtà è abbastanza comodo per capire se siamo di fronte a un falso oppure no. Ovvio, nei metadata c'è anche la geolocation, però la geolocation non viene solo dai metadati. Ovvio, se c'è dato GPS, bello, facile. Però tante volte la geolocation può arrivare da altre cose, anche solo parlando con le persone o interacciando i dati che abbiamo nella foto con altri dati, ad esempio Google Street, Google Maps, perché magari in una foto c'è un cartello, un segno distintivo, un qualcosa. Cerchiamo riferimenti per contestualizzare nello spazio la foto su altre fonti. Google Street è veramente utilissimo in questo caso qua. Seppure questo fallisce, si va sulle cose veramente complicate. Anche un po' sulla matematica, nel senso che ogni sensore di macchina fotografica lascia una sua fingerprint di come fa la fotografia, di come interpreta l'immagine e la rende digitale. Ogni lente può aggiungere dei fattori dovuti ai problemi della lente, delle distorsioni, delle aberrazioni. Esistono dei database di fingerprint dei sensori che anche questi vi aiutano a identificare il tipo di macchina fotografica. Quindi un'analisi un pochettino matematica della cosa vi potrebbe aiutare a darvi un fattore in più sulla certezza o meno della macchina. Ovvio, questo unito a tutto il resto, perché sono tanti piccoli elementi che voi mettete assieme. Altra cosa, le proprietà dell'immagine. Nel senso, la proprietà di per sé, la foto di per sé si porta dietro delle proprietà.
Tante volte in una foto può capitare che una zona di una foto, ad esempio, che ne so, un boschetto, sia preso, copiato e incollato dall'altra parte della foto. Quindi ci sia un duplicato di una zona nella foto. È quello che si chiama clone di un'area. Potete andare alla ricerca, ovviamente non ad occhio, ma via software, di cloni. Potete andare ad analizzare gli istogrammi. L'istogramma della foto è caratteristico della foto. Ok, può essere spostato da una parte o dall'altra, però comunque è una banda fatta in un certo modo. Esiste un processo che si chiama error level analysis, che serve a indicare se la foto potrebbe essere artefatto oppure no. Praticamente funziona solo per le foto che hanno degli algoritmi di compressione dietro. Il concetto base è la foto viene compressa quando la fate. Se viene modificata, avviene una ricompressione non solo della foto originale, ma anche della modifica che voi introducete. Per cui a un certo punto si trova un fattore di compressione diverso in base alle zone della foto. La parte modificata avrà un certo tipo di compressione, la parte vecchia avrà un fattore più uniforme, fatta per sommi capi. Per cui, grazie a questo processo, si può evidenziare un'eventuale anomalia. Stessa cosa con i gradienti di luminescenza. Quindi, ad esempio, foto in alto, a sinistra... Vai. Scusa, quando dici compressione, intendi JPEG, che è un algoritmo irreversibile? Esatto. No, JPEG è JPEG. E infatti l'ELA si applica principalmente a JPEG. Sinistra, foto originale, destra, foto alterata nei colori e nel contrasto, solite cose. In basso gli istogrammi, fatti con GIMP, per cui non è scienza missilistica, delle due foto. Al di là del come è fatto l'istogramma, vedete che in quello di destra c'è una notevole anomalia. E questo si vede ad occhio, semplicemente. Oppure, come vi dicevo, vi ho riportato un esempio di aree clonate. Una parte di bosco l'hanno copiata e incollata dall'altra parte. Magari ad occhio non si vede, un software è più in gamba dell'occhio a riconoscerlo. Di solito questo viene fatto molto con gli sfondi. L'esempio del missile di prima è un esempio, l'hanno preso, l'hanno copiato e incollato. Adattato un po'. Va a fare una comparazione delle aree. Quindi strumenti come Photoshop che usa il riempimento, quegli strumenti avanzati in cui non stai selezionando un'area, riempiendola, sì, ma stai anche mescolando? Allora, i software di analisi forense, di per immagini, sono abbastanza avanzati. Delle aree leggermente manipolate se ne accorgono. Ovvio che se la cambi totalmente fanno un po' di difficoltà, ma comunque cioè, l'obiettivo è capire l'immagine è falsa oppure no, te ne accorgi, perché il reincollare sopra una zona va a alterare le proprietà dell'immagine, per cui ad esempio, come dicevamo prima, il rapporto di compressione cambia, ma magari non sai individuare bene cosa è stato fatto in quella zona, però sei in grado di autenticare l'immagine. E poi ovviamente ci sono delle tecniche per chi ha bisogno. Vai. Quindi ovviamente non si deve soltanto se è alterata o no, ma non si deve dove è alterata. Sì, potresti sapere la zona, nel senso che in quella zona hai un'anomalia. Magari il contorno perfetto dell'alterazione non sai dirlo. Ok? Ad esempio, se mi fate una foto a me, ma aggiungete la bottiglia qua davanti, qua nella zona della bottiglia è un'anomalia. Non lo sai dire se è tutta la bottiglia, è anche il tappo o è anche un pezzo di maglietta, però lo sai che qua c'è un'anomalia. Una domanda, sì? Va tranquillo. Il foto inserimento e il fotomontaggio, sì? Hanno diversi fingerprint oppure sono tendenzialmente simili? Cioè, vedo un'anomalia generica e... In che senso fingerprint? Cioè se io inserisco una foto tramite un software 3D, sì, sì, due fotografie bidimensionali e matchate, cambia qualcosa oppure semplicemente so che c'è un'anomalia? No, di base lavori su foto, ok? Per cui l'anomalia, cioè, è ovvio che se fai creazione immagini, lì il film è un po' diverso, perché parti con una roba che è vettoriale,
per cui molto di questo te lo perdi. Prendi un SVG, lo renderizzi, lo salvi come JPEG. Okay? Lì è un po' diverso, c'è il tipo di discorsi sulle ombre, sulle luci. Lì ovviamente vale solo la parte tecnica, in quel caso lì vai a analizzare l'immagine intesa come file. Okay? Nel caso appunto tu invece produca un qualcosa e vuoi dare la certezza che la tua immagine è autentica, perché la devi vendere, perché hai paura che ci siano dei fake che girano, ci sono delle tecniche per provare la veridicità delle immagini. Queste sono basate sulla crittografia, quindi digital signature, facile, dai l'immagine con la signature, chiaro, oppure su watermarking. Watermarking a vari livelli. Può essere lo stampino col tuo nome, può essere un watermarking, tra virgolette, invisibile, ma verificabile in modo certo. Curiosità, un po' di tempo fa, credo un anno fa, venne fuori che molte stampanti laser a colori mettevano nella filigrana a lato della pagina un watermarking del modello della stampante. In realtà questa è una cosa abbastanza diffusa, che ne so, se voi provate a scannerizzare una banconota, fotocopiarla, non ve la fotocopia. Viene un bel messaggio e dice, ragazzo, non puoi usare la mia stampante per fare una frode. Come si fa sta roba? Perché queste sono le chiacchiere, come si fa? Ci sono dei tool commerciali, delle suite molto molto complete, peraltro una delle più famose al mondo è un prodotto italiano, si chiama Amped 5. E ce ne sono anche altre, ci sono dei tool open source che fanno un pezzettino di tutto, ovviamente. JPEG Snoop è molto carino perché integra molte tecniche di quelle di analisi delle proprietà matematiche dell'immagine. Gear è una cosa più orientata verso i metadati. Phoenix l'hanno fatto un po' di tempo fa, è anche quello carino. Provateli, insomma, poi dipende cosa dovete fare. Il concetto è, io voglio sapere se un'immagine è falsa oppure no, seguo una checklist di check. Tante volte mi fermo i primi, è facile beccare i falsi, quelli che girano su internet. Difficilmente devo veramente andare, se non in casi di investigation, a vedere tutte le proprietà a livello matematico delle immagini. È importante, scusate, farsi sempre delle domande, cioè al di là del tecnicismo, sta foto qua, chi l'ha fatta, dove l'ha fatta, perché l'ha fatta, quando l'ha fatta. Domande semplici che però tante volte aiutano a chiarire il contesto in cui viene fatta. Poi se ovviamente riuscite a trovare un secondo fotografo dello stesso caso, che ne so, una seconda foto da un altro fotografo dell'assassino di Kennedy, ovviamente quello vi aiuta. E direi che ha suonato, per cui se ci sono domande fatele pure. Vai. Beh, allora, tra parentesi, in realtà questa è una piccola checklist che ho buttato giù io. Se cercate su internet ce ne sono parecchie, anche molto più complete di queste, fatte per giornalisti. Nel senso che, siccome spesso cadere in queste trappole qua lo fanno i giornalisti, ci sono delle persone che preparano dei book o delle checklist di autenticazione dei media video, dei media audio, spiegate molto semplicemente, molto chiare, con tutti i benchmark di valutazione per capire se qualcosa è vero oppure falso. Per cui casomai guardate anche quelle. Io prendo per esempio l'istogramma che hai portato precedentemente. I segni bianchi che venivano creati erano per la compressione, quindi una mancanza di dati, o derivavano da algoritmi vari che sono ignoti e magici, eccetera, eccetera? No, dall'alterazione che dell'immagine e la ricompressione seguente. È possibile, cioè, ogni programma c'ha la sua alterazione che è identificabile in un certo range, oppure è generico, so che è alterato? No, vedi che c'è qualcosa che non va in vari modi, nel senso che ad esempio questo è un istogramma normale, potresti ad esempio a questa foto applicare altri filtri che te la fanno diventare tutta strana, tipo crepata, tipo sabbia, e vedresti che in certe zone non c'è uniformità come c'è nell'originale. Per cui bene o male dei contorni netti, qualcosa che lo vedi che è un po' artefatto, te ne accorgi. Ma se tu sovrapponessi un layer trasparente,
Sovrapponendo un layer trasparente, per esempio, cambierebbe l'istogramma? Sì, perché comunque tu, che ne so, se la schiarisci, se aumenti un fattore di un certo colore, se aumenti contrasto, l'istogramma può variare, può spostarsi di qua o di là. No, ma se io prendo la stessa foto e aggiungo un layer trasparente e la risalvo, tu vedi che è stata alterata tutta? Allora, trasparenza non ti altera i colori, però ti altera altre cose. Chiaro, cioè luminosità non la tocca, contrasto non lo tocca, i fattori RGB non li tocca, però vai a toccare altre cose, rapporti di compressione, perché la risalvi, e tutte le proprietà dell'immagine. Poi anche lì dipende dal software, perché in realtà il software dovrebbe essere talmente intelligente da capire che tu a questa foto qua non gli fai niente, te la dovrebbe lasciare così, nemmeno fartela salvare, secondo me. Di fatto ti chiedono e te la fanno salvare. Capito? Posto? Ancora un'ultima. Sbracciarsi di più. Sì, in realtà non è una domanda sulle questioni tecniche, ma più che altro, queste tecniche secondo te vengono usate dai giornalisti frequentemente? Allora, oppure trovo un'immagine da quelli che hanno coscienza del problema, sì. Il problema, come in tutta la sicurezza, è avere coscienza del problema, perché dal momento che lo sai, adotti delle tecniche che possono essere buone o possono non essere, però qualcosa lo fai. Quando non conosci il problema, non lo conosci, guidi senza cintura, senza airbag. Che è sempre meglio controllare le notizie, esatto, anche se sono stampate. Poi sai, tanti la fretta, l'ansia, il dover pubblicare subito, vuoi anche l'ignoranza del problema, non lo fanno. Mettere un link su Google Image per la ricerca è un attimo farlo. È un problema di conoscenza, di cultura. Lo sappiamo che la cultura di sicurezza di base in Italia non è molto alta. La domanda stupida, vabbè, al di là degli aspetti di sicurezza e per l'informazione, può essere utile anche dall'aspetto sociale. Ti mandano una foto con, che ne so, il bicipite stratosferico e verifichi che invece è un'altra cosa. Ok. Sì, le photoshoppate, volevo capire se le avevi usate a livello personale e come ti poi che fai? Cioè, sparisci? Ciao. Allora, il bicipite è una cosa interessante, perché tante volte quando si fanno queste alterazioni loro le prendono da foto pubbliche, le appiccicano sul loro braccio striminzito. Tante volte già Google è abbastanza intelligente che se la parte incollata pubblica nella foto è abbastanza grande, già lui vi trova le foto simili, per cui già quello tante volte basta. Che ne so, se io mi faccio una foto qua con un alano alto così e quell'alano lì è molto diffuso come foto su internet, basterebbe quella foto per riconoscere l'elemento e mostrarmi la foto originale come immagini simili nella ricerca inversa. E a livello di percentuale, cioè quante volte dici, la ricerca su Google e i primi algoritmi, cioè i primi sistemi che hai visto ci garantiscono una soluzione accettabile? Cioè, quante volte dobbiamo andare più in profondità? Dipende, in sicurezza la risposta sarebbe dipende dal tuo threat model. Cioè, perché lo stai facendo? Perché ti hanno mandato la foto col bicipite gigante, per cui è uno sfizio in cui tu investi 2 minuti del tuo tempo? O perché devi firmare una perizia per un tribunale? Capito? Dipende, devi dirmelo te in realtà, quanto vuoi investire nell'analisi. Perché puoi andare oltre, cioè non trovi niente su un motore di ricerca inversa, passi al resto. Te la perizia la devi scrivere, ci devi scrivere fatti consistenti. Ho
spero di farmi capire. Queste cose qui si possono fare adesso perché ci sono le foto digitali, ma quando c'erano le foto di una volta con tante cose erano uguali, cioè se vai a prendere i periti, quei vecchi nonni che facevano le perizie per i tribunali di una volta, che hanno fatto i casi quelli veramente seri, tipo che non so, un mostro di Firenze, quelle cose lì, là c'erano foto analogiche. Questi facevano ragionamenti di questo tipo qua sulle foto analogiche. Ombre, riflessi, esatto, distanze. Anche la famosa foto della luna. Esatto, esatto. D'altronde si fa con quello che c'è. Cioè, una volta però c'era molta più manualità nel cercare. Esatto, ma c'era anche molta più conoscenza, perché adesso gli strumenti professionali, commerciali di i media forensi sono veramente, veramente molto avanti, fanno un sacco di cose, fanno centinaia di check. Il vecchietto li faceva a mano, quelli che si potevano fare a mano. Il bello era che lui li sapeva fare. L'analista adesso di fatto è un analista. Usa, clicca, vede bene o male, ci capisce, tira una riga, vero o falso. Invece una volta li sapevano veramente fare. Sapevano perché quello è fatto così, perché quell'algoritmo è così, perché lo devono usare. Un po' come tutto. Il mondo si semplifica, diventa più accessibile, si possono fare più cose, purtroppo gli specialisti sono meno specialisti. Solo una domanda, secondo te su internet quanta diffusione è di queste foto false c'è in giro? Io seguo di solito attivissimo e vedo che lui pubblica abbastanza queste foto, tanta, perché basta vederlo, ad esempio ogni volta che succede un attentato c'è sempre quello che pubblica le foto di n attentati prima, su Twitter o su Facebook, c'è sempre, ce ne sono tanti, quindi di questi casi qua, purtroppo anche notevoli, ci sono stati casi in cui, sai, magari tu... per avere un po' di retweet lo metti, lo twitti, poi arriva quello, lo piglia per vero, lo retweet con l'account del giornale. Ci sono stati molti casi dove fake, di foto vecchie, che bastava farci un reverse search, sono stati presi come veri anche da testate famose. E poi questo ti vuol dire ancora una cosa, ad esempio attivissimo è una persona con un gruppo di amici che fa questo lavoro qua di fare il debunking di queste foto false. Mi sa che non ci sono più altre domande. Grazie mille. Comunque sono in giro. Grazie.